sono svegliato da un sogno, ragazzi. Scusate, ma mi ero addormentato nel mio lettino personale. Amici, buongiorno e benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi mi trovo qui a Zoom Torino per Halloween. Siamo stati diverse volte in questo parco, sia per la stagione estiva, quando resta aperto fino alle 23, e anche per la stagione regolare. Trovate tutti i video sul canale se ancora non li avete visti, quindi andateli a recuperare. Ma tornando a noi, sì, avete capito bene, proprio Halloween. E voi, avete mai visto un parco faunistico che festeggia Halloween? Ma io sinceramente no, quindi appena ho saputo che anche loro erano aperti per questo periodo, la mia curiosità era tantissima, quindi sono voluto venire subito qui per vederlo e per farvelo vedere anche a voi. Scopriremo insomma tutto quello che offre Zoom per Halloween, vedremo tutto quello che c'è da fare, vi darò tutte le informazioni necessarie, quindi vi invito a restare sintonizzati sul video. Ma come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e se volete aiutarmi a far girare i miei contenuti, mi raccomando, condividete questo video. Adesso non ci resta che entrare dentro all'albero di Zoom. Guardate, vedete, per la stagione di Halloween comunque negli ambienti degli animali hanno messo degli arricchimenti, quindi c'è questa scatolina qua e poi ci sono le zucchette, guardate. Ciao, appena entrati direi di andare subito all'interno dei lemuri. Andiamo a trovarli, perché questi di solito alla mattina si vedono, perché se poi se passate dopo, quando incomincia a uscire il caldo, ecco, si nascondono, quindi rischiate di non vederli. Per essere sicuri fatelo sempre alla mattina, così li vedete. E amici, noi siamo appena usciti dall'isola dei lemuri, quindi come avete visto abbiamo avuto fortuna perché li abbiamo visti, quindi vi consiglio sempre alla mattina, così andate sul sicuro. Allora, questi sono i cani della prateria che siamo venuti qua nella zona fattoria di Zoom, e come vedete potete anche intrufolarvi dentro perché poi venite fuori, quindi potete vederli da vicino. E la roba che ti lascia senza parola, amici, è l'altezza, perché vedete è molto basso, quindi bisogna abbassarsi per andare poi lì. Amici, inizio subito col dirvi una delle cose più importanti, ovvero quanto costa venire a Zoom Torino per Halloween. Beh, il prezzo è di 26 euro e dovete sapere che se venite qui per Halloween, che durerà fino al 5 novembre, potete tornare gratis anche per la stagione natalizia che inizierà dall'8 dicembre. Quindi alla fine con solo 26 euro avete due eventi al prezzo di uno. E qui siamo nella nuova area leoni, questa è la novità 2023 di Zoom, che è quella che potete vedere qui e che poi affaccia anche sulla terrazza la sera, dove puoi farti anche dei bellissimi e buonissimi aperitivi. E questa è la Savana Terrace che vi dicevo, vedete, perché voi qua la sera venite a fare l'aperitivo e loro poi si mettono proprio lì sulla rupe. Come nel film del Re Leone. Infatti, se ci avete fatto caso, il loro habitat è ispirato proprio alla famosa rupe del cartone Disney del Re Leone. E questo, eccola qua, è l'entrata del classico Savana Terrace, quindi dove poi andate qua, fate il vostro aperitivo. E ovviamente potete vedere anche da vicino i leoni e le giraffe, come abbiamo fatto noi quest'estate. Questo si sta facendo il bagnetto rinfrescante.
In teoria siamo entrati nel ponte degli spiriti. No, beh, ma qualcuno c'è, amici, che è qui a rilassarsi. Eccoli qua, gli ospiti della piscina. Scusate, com'è l'acqua? È calda o è fredda? Beh, quindi diciamo che alcuni coraggiosi ospiti un po' insoliti ci sono. Anche qua c'è il trucca bimbi ad Halloween, quindi vedete, potete fare il disegno piccolo al costo minimo di 2 euro con una semplice donazione, quindi direi prezzo onesto, e poi c'è anche quello grande, 5 euro. Questa è l'entrata dell'anfiteatro di pietra. E qua c'è lo spettacolo con i rapaci che abbiamo visto, ma noi ovviamente questo l'abbiamo già visto, per cui questo video si incentra appunto sul theming di Halloween, nella tematica di Halloween, per cui questo, in questo video, non ve lo faccio vedere. Lo trovate come sempre nel video della stagione estiva. Entrino, signori, entrino, entrino! Comunque, come era lecito aspettarsi, anche lo zoom per Halloween è pieno. Oh, non c'è niente da fare. I parchi durante la stagione di Halloween si riempiono sempre. Per farvi capire, praticamente c'è più gente oggi che durante la stagione estiva, quando eravamo venuti, quando c'erano anche le piscine aperte. Cioè, pazzesco, veramente è pieno. Da un lato comunque buon per loro, perché almeno guadagnano. E siamo arrivati qua in zona dove fra pochi minuti inizia il primo show di Halloween qua a Zoom. Vediamo com'è. Ah, mi ero dimenticato, zona fattoria, siamo qua. La conoscete la pozione del drago bianco? Ma come no? Quindi è una pozione che serve a far passare tutte le paure e a far diventare coraggiosi. La festa di Halloween, quella delle zucche, dove è nata? Allora, quanti alzano la mano per gli Stati Uniti? Quanti per l'Irlanda? Rullo di tamburi. Oh, la festa di Halloween è nata in Irlanda! E noi abbiamo appena finito di vedere lo spettacolino di Halloween, il primo di questa giornata. Vi ho messo proprio un piccolo spezzone, perché comunque è uno spettacolo proprio per bambini piccoli. E poi alla fine ovviamente vi daranno come regalo le caramelle, quindi quello prendetele. Se avete comunque bambini piccoli, portateli qua, perché comunque a loro piacerà sicuro. Beh, amici, ovviamente, come avete capito, durante la stagione di Halloween le piscine Border Beach e Malawi Beach non sono fruibili, eh. Infatti qua deserto, però lì c'è un po' di acqua, quindi qualcosina c'è. Comunque devo dire che queste zucchettine a forma di faccia d'animale sono davvero carine. Carine quelle, un'idea per tematizzare Halloween in modo carino, dato che siamo nel contesto di un parco faunistico. Non capita mai, ma è raro. Abbiamo visto un ippopotamo fuori dall'acqua. Quella è la posizione strategica. In tutti i video, tutte le volte che siamo venuti allo zoo, quella lì c'è sempre, quella giraffa. È sempre lì. Questo penso che sia uno dei punti panoramici più belli comunque di Zoom Torino, perché guardate che roba. Amici, il parco poi è aperto dalle 10 alle 19, mentre tutti i sabati di ottobre e il 4 novembre, il 27, il 29 e ovviamente il 31 ottobre sono date in cui ci sono le serate speciali, quindi il parco sarà aperto eccezionalmente fino alle 22, ma sappiate che gli animali restano visibili solo fino alle 19. Hanno messo una zucca, eccola lì. Quello tu, beh, alla la testa, passa sotto e viene fuori dall'altra parte. Comodo? Comodo lui. Questa è l'area delle scimmie e qua a Zoom purtroppo è sempre stata un po' lontana, perché si vedono sì, ma siete fortunati se vengono qua, perché se stanno un po' più al centro sono un po' lontani, come eccolo là, è proprio lì dietro lì ce n'è uno. Eccola lì. Come abbiamo detto, siamo stati fortunati perché è venuta proprio qua vicino. Ciao, ma com'è questo Halloween a Zoom? Carino, sono carine le zucche tematizzate in base alle aree, cioè ad esempio nell'area dei leoni c'è la zucca del leone, eccetera, eccetera. Però
un po' scarsino, direi. Siamo ritornati di nuovo qua, quindi vedete che qua adesso è operativo l'area Trucca Bimbi, dove potete appunto far truccare i vostri bambini. E questa è l'area dove potete prendere la vostra zucca e poi dipingerla. Guardate, vedete che ci sono già lì tutte le tempere per far pitturare i bambini e anche volendo gli adulti. Il prezzo varia, perché se prendete la zucca piccola costa 6 euro, se prendete invece la zucca più grande costa 10 euro. Questa, amici, è un'altra esperienza che ovviamente oggi non c'è, perché anche questa parte dal 14, però come vi ho detto prima, vedete, è solo durante le serate speciali, quindi quando il parco resta aperto fino alle 22, perché dalle 17 alle 21:30 c'è il walkthrough, il cimitero dei fantasmi. Cheese, sei su Parklo. Comunque, secondo me, amici, guardate qua, siamo nella parte in fondo di Zoom, vedete? Qua dietro qua è tutta terra. Qua, secondo me, se loro la comprano, cioè, guardate un po', di spazio ce n'è qua, eh? E qua una bella attrazione, un bel coaster, insomma, ci starebbe bene. Perché poi così ha un'offerta, diciamo, completa e piano piano potrebbe diventare un mini Busch Garden, sarebbe il top. Diciamo che qui, prima di entrare dentro all'isola dei lemuri, hanno messo almeno questa piccola sezione che si chiama insetta. Qui ci sono delle teche dove al suo interno ci sono degli insetti. E qua dai panda gli hanno messo le famose scatoline di Halloween. Oh, finalmente per il parco incomincia a sentirsi qualche musichetta di Halloween dopo diverse ore. Signore, che ha cucinato di buono col pentolone? Oh, vabbè, questa non risponde proprio. Amici, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, quindi direi che la nostra giornata a Zoom Torino per Halloween termina qua. E che dire quindi? Beh, ci sono senz'altro due vie da prendere in considerazione, secondo me. Ovvero, la prima è che se siete già venuti durante la stagione estiva e durante anche la stagione regolare di Zoom, qua ad Halloween non è che ci sia quel qualcosa in più da fare, se non quello show serale all'anfiteatro di pietra e quel percorso horror che fanno poi la sera, che parte ovviamente, come abbiamo visto, dal 14. Se invece però non siete mai stati a Zoom, quindi volete venire qui perché vi piace la tematica di Halloween o capitate appunto in questo periodo, beh, direi assolutamente sì, perché comunque lo Zoom in sé, se non l'avete mai visto, anche nel mese di ottobre è carino, perché comunque la tematica di Halloween c'è, non ce n'è tantissima, però in sé il parco, diciamo, per essere un parco faunistico e ben tematizzato. Ecco, per il resto poi vi ringrazio per essere stati in compagnia con Parola anche oggi, per essere arrivati fino alla fine di questo video, e come sempre, prima di salutarci, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Heh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